Bossi, parere contrario Gianluca Pini. Prego onorevole. Grazie Presidente, ma anche qui siamo al limite del ridicolo. Leggo per l'Aula, per i colleghi, quello che è l'impegno che abbiamo messo nero su bianco relativamente a questo ordine del giorno: a dare seguito, nei modi e nei tempi più opportuni, alla volontà parlamentare emersa nel corso del dibattito di introdurre norme più stringenti riguardanti il conflitto di interessi. C'è una roba per la quale la maggioranza, quando noi eravamo al loro posto, ci ha massacrato letteralmente l'anima per anni, e adesso, nel momento in cui c'è un semplicissimo ordine del giorno dove si parla di introdurre norme più stringenti per il conflitto di interessi, arriva una bella sberla da parte del governo nei confronti del Parlamento. Grazie. Va bene, ne prendiamo atto. Grazie. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 7. Bossi, parere contrario. Aperta la votazione. Cassano, Duranti ha votato, è chiusa la votazione. Oh, mi dispiace, Micillo, non avevo visto. 8 Giorgetti, accolto come raccomandazione. Ah, mi scusi, la Camera respinge. 8 Giorgetti non accetta come raccomandazione. Lei la parola, onorevole Giorgetti. Sì, non la tolgo perché vorrei che l'Aula si esprimesse. La questione è la distinzione di trattamento tra la banca d'affari e la banca tradizionale che esercita a credito. Credo che sia una delle spiegazioni, forse la principale, di tutto quanto accaduto negli ultimi 10 anni e disastri che si sono verificati non soltanto in Italia. Per questo motivo è evidente che non si risolve la questione con un voto su un ordine del giorno, ma oggettivamente bisogna chiarire chi è a favore o contro questo tipo di principio. Grazie. Grazie. Sottosegretario Baretta, prego. Onorevole Giorgetti, io l'ho accolto come raccomandazione proprio per evitare di mettere la solita frase valutare l'opportunità di. Quindi, paradossalmente, è fatto proprio per tener conto senza toccare il suo testo. Adesso valuti lei cosa fare. Bene, quindi lo metto in votazione con il parere contrario. Aperta la votazione.